Il derby delle mille emozioni è andato in archivio con un'incredibile vittoria dell'Andrea Costa. Ravenna domina in lungo e in largo, ma si spegne nel finale, permettendo a Imola di impattare sull'82 pari con un parziale di 7-0 e poi risolvere la pratica nell'overtime, incamerando un 96-92 che profuma di impresa. Sotto 17, riuscire a ribaltare la partita in così poco tempo, tra l'altro per acciuffare il supplementare e poi vincerla, e alla terza partita di una settimana senza una rotazione, penso che meritino un plauso. Quindi bravi ragazzi, ringrazio il pubblico con cui è tornato il feeling, spero, che sembrava essersi un po' perso dopo l'inizio. Penso che tutti abbiano potuto apprezzare lo sforzo di questa squadra. Incredulità e delusione sono invece i sentimenti che fanno da contraltare sul lato giallorosso. Ovviamente mi secca molto aver perso la partita, perché fino alla metà del terzo quarto, al quarto quarto, abbiamo dominato su tutti i lati del campo, e ad un certo punto abbiamo rotto il ritmo offensivo con la zona, e ci sta. Mi secca poi come difensivamente ci siamo approcciati alle difficoltà in attacco. Cioè, vincere fuori casa, non posso pensare di fare dei canestri sempre, giocare le partite a 100 punti e non difendere.